vediamo un po' di fare al volo tutti questi personaggi qua. Cerchiamo di farla solo della sesta stagione, quindi andiamo proprio per ordine. Allora, All for One, nella sesta stagione, cosa fa? Non è che abbia un ruolo proprio predominante in questa stagione qua, eh? Quindi, per carità, le sue cosette le fa. La quinta anche. Cosa la quinta? Ah, vabbè, sì, anche la quinta a sto punto, anche la quinta. Sì, tra la A e la S. Gli darei la S giusto perché è All for One e va bene così. E no, diciamo che ha avuto stagioni più importanti. Sì, no, lo so, è semplicemente perché è la mente dietro tutto, quindi no, vabbè, S ci sta. Aizawa, penso di dargli una A, senza problemi. Sì, dai, alla fine si è sacrificato. Oddio, pure una S forse per Aizawa, non lo so, ha perso una gamba, ha perso l'occhio. Sì, S Aizawa. All Might, ma All Might no, All Might A, cioè All Might forse pure B, non è che poteva fare molto in questa stagione qua, quindi secondo me sesta stagione una B ci può stare. Drip Might, capito, Drip Might, però diciamo che per tutta la prima parte manco si è visto. Vabbè, mettiamolo in assolo perché è All Might per ora. Beast Genisto, B per Beast Genisto, giustamente, questa mi sa che non era presente neanche nella quinta stagione, via. Vabbè, sta tizia è una merdina. Lei non è presente. Lui, Sementos. Questi personaggi che voto gli devi dare? Cioè, comparse. Per carità, pure lui è stato utile. Gli si può dare una C, ma niente di più. Tanto, non so se fare la tripla S. No, no, tripla S no, dai. Vabbè, lui non mi piace. Lui non. C'è stato, però. Vabbè, affanculo. Non so chi sia, via. Sì, questi qua fanno parte della quinta stagione, mo. Potremmo mettere pure loro, perché ripeto, non ho fatto la tier list della quinta stagione, però vabbè, tanto fa cagare, quindi via. Dabi mi è piaciuto, devo dire, eh. Dabi mi è piaciuto in questa stagione qua. Ma non solo, cioè, comunque un personaggio molto molto figo. Per quanto mi riguarda, Dabi, sapete, forse doppia S addirittura. Dabi è tanta roba. Tanta tanta roba. In questa stagione poi è stato proprio il suo momento time to shine. Poteva forse fare qualcosina di più, però, per quanto mi riguarda, non ci possiamo minimamente lamentare. Comunque, creiamo pure la tripla S, dai, perché ho paura che non. Che ce ne sia bisogno. Adesso, vabbè, lui. Tomioki, Tokoyami, C. Il dottore. D. Oh, questo non è. Caruccio, lui. Ci sta. Mi sta abbastanza simpatico, sapete? Mi sta abbastanza simpatico. Forse. Allora, non so se mettere tutti loro due in B o se lasciarli in C. A questo punto li metto entrambi in B perché sono simili i Kaminari e Tokoyami qua. Vabbè, lui è una merda, via. Cioè, lui manco lo voglio mettere. Questo pure in E. Cioè, perché altro sono personaggi che, per carità, hanno avuto la loro utilità, ma si sono visti talmente poco. Oddio, E forse è un po' cattivo alla fine, però mettiamolo in C. Abbiamo. Coso. Red Riot ha fatto quella parte, se vi ricordate, in questa stagione qua. Non è stato malaccio. Quindi. Red Riot. Allora, o sempre B insieme ai suoi compari, oppure una A insieme a All Might. Forse una A ci potrebbe stare, dai, mi piace All Might, cioè mi piace Red Riot. Endeavor ha avuto un ruolo abbastanza essenziale, non è che si sia dimostrato proprio incredibile secondo me, cioè purtroppo ha accusato il colpo, mettiamola così, però credo che una S? Sì, cioè nel senso se Aizawa ha preso S, Endeavor se la deve prendere una S, sì. Endeavor se la deve prendere. No, SS no. Ho preferito Dabi a Endeavor, quindi Endeavor se ne va in S. Eri, vabbè, non si è vista praticamente, quindi C. Il ciccione lo mettiamo in D. Lei, vabbè, affanculo. Gangorka, via. Gentle Criminal è della quarta, quindi no. Lui, vabbè, F. Gigantomachia, beh. Gigantomachia, niente male, devo dire. Gigantomachia è decisamente un villain. Di spessore, secondo me una B se la becca. Considerando anche l'importanza che ha avuto, una B se la becca senza problemi. Se non addirittura una A, sapete? Cioè, considerando quanto è forte. Comunque, sì, ripeto, ha avuto un ruolo importante in questa stagione qua. Però vabbè, tra la B e la A, forse più una B. Forse più una B, perché alla fine All Might ha un peso un po' più importante di Gigantomachia. Quindi, sì, A sarebbe fattibile. A sarebbe fattibile, però. Non lo so. Il fatto è che secondo me se non lo mettiamo in A in questa tier list non lo metteremo mai più perché non credo che si vedrà più. Quindi mettiamolo in A, Gigantomachia.
Vabbè, lui non si vede. Gran Torino. Gran Torino qualcosina pure l'ha fatta. B. Ah, non gliela vorrei dare. Cioè, ha rischiato di morire. Comunque a combattere ha combattuto. Però io lo paragonerei a Bistaginisto. Cioè, a livello di utilità lo paragonerei a lui. Non fosse morto, gli avrei dato quella cosa in più. Però non è morto, quindi se ne sta in B. Questa chi stracazzo è? Ma chi è sta cosa? Una lucertola coi capelli rossi. Ma cos'è? Ha dato la sciarpa a Deku. Direi che va bene B. Vabbè, la tizia invisibile, vaffanculo. Vabbè, questa è la sorellina di Shigaraki. Fai schifo. Questo non so. Ah, questo qua mi sa che è il tizio di ghiaccio, forse. Non lo so. F. Ox. Beh. Ox, mica male. Ox, mica male. E... sapete, secondo me Ox se ne va insieme a Dabi. Cioè, Ox, se non se ne va insieme a Dabi, se ne va in S. Però mi è piaciuto molto Ox. Anche il fatto, cioè, il passato che hanno approfondito, il ruolo che ha avuto in questa stagione. Non è male, non è male. Dabi è meglio, secondo me Dabi è meglio. Però Ox lo ritengo abbastanza simile. Abbastanza simile, quindi secondo me SS ci sta senza problemi. Quello certo con i capelli rossi è un'amica di Tsuyu, si vede in un'ova. Ah, meglio che non me la ricordo, allora, meglio che non me la ricordo. Però sì, Ox è molto importante, si merita la doppia S senza problemi. Toga. Toga, sapete che in questa stagione non mi ha detto molto. No, no. I discorsi che faceva con Uraraka erano delle mezze cazzate. I discorsi che ha fatto con Uraraka. La parte con Jin, con Twice, è stata carbuccia, però... non ha avuto un ruolo chissà quanto importante, Toga, eh. Veramente ha fatto proprio poco. Secondo me sarebbe quasi forse pure da C, sapete? Più che altro per una questione che ha proprio deluso le aspettative, Toga. Non ha fatto niente in questa stagione. B? Non lo so, sapete, secondo me è C. Secondo me è C, Toga. Un po' deludente in questa stagione. Vabbè, questo è una merda. Lui, manco so chi sei. Via. La madre di Zuko. Vabbè, la madre in C. La madre per forza in C perché se lo merita. Lei non si è vista, si è vista nella scorsa stagione, quindi è caruccia, la si può mettere tranquillamente in C. Ah, Midoriya. Eh beh, Midoriya ha avuto la sua bella evoluzione e mi piace, Midoriya mi piace parecchio adesso. Credo che si possa tranquillamente meritare una SS pure lui. Tranquillamente una SS il nostro Midoriya dopo questa stagione. Fino alla quarta stagione vi avrei detto di no. Però, perché non lo so, non mi faceva impazzire Deku. Però con le ultime stagioni ho iniziato ad apprezzarlo decisamente di più. E con questa stagione qua, con la parte del Dark Deku, il Vigilante, doppia S se la stramerita assolutamente. Triple S no. Cioè, no, non lo so. Tanto lo sapete già chi la do Triple S. Per carità, Deku potrebbe pure meritarsi qualcosina, eh. Alla fine è molto importante, abbiamo scoperto molte cose. Potrebbe forse meritarsela. Sì, dai, diamogliela a Deku, Triple S per adesso, poi decidiamo. Giro, vabbè, non pervenuta praticamente in questa stagione, non ha fatto una mazza. Lui via, Kamui dai boschi via. Bakugo... non lo so, Bakugo... Voi mi dite che l'avete apprezzato molto. Io vi dico, boh, anche qua mi sembra uno di quei personaggi che non è che ha fatto chissà che. Mo, le cose più importanti sono state il sacrificio verso Midoriya in quell'episodio nella prima parte e il discorso in questa parte finale. Però se escludiamo queste due cose, non è che ha avuto un ruolo proprio fondamentale nella guerra. Anzi, mi pare che se ne è stato comunque abbastanza per le sue. Cioè, ha carriato Midoriya. Sta stagione ha carriato tutto Midoriya. Quindi, mo, non mi sento via di dargli una A. Però non sarei nemmeno così tanto sicuro se dargli una SS a Bakugo. Secondo me è una S. Secondo me è SS, no. Poteva far di più Bakugo in questa stagione. No, ha avuto i suoi bei momenti, però è passato abbastanza in secondo piano. Questo manco so chi è. Il cane via. Vabbè, via. È una merda. Via. Chi sei? Non sei tu. Non sei in questa stagione. Lui, Kurugiri se ne va in C. Non sei in questa stagione. Questo, vabbè, i possessori, dai, che voto gli devo dare, i possessori, C. Via. Ma lei in realtà compare pure in questa stagione, D. Via, sei una merda. E questa non so se si vede, lei no, sicuramente, lei no.
vabbè, tu vai un po' più sopra perché mi stai un po' più simpatico. Lei non so chi sia, la mettiamo in F. Midnight. Tra l'altro, ma non... ci fate caso, il personaggio di Midnight è stato proprio defenestrato di punto in bianco da My Hero Academia, è morto così di punto in bianco. E non mi pare che se lo siano inculato più di tanto. Cioè, in un episodio è morto e poi vabbè, dai, è morta, sti cazzi. Non, boh, comunque è un personaggio che ci portavamo avanti da sei stagioni. Non mi è sembrato che gli hanno prestato così tanta attenzione alla sua morte. Però, boh, gli si può dare una B, dai. Si può dare una B a Midnight. E via. E... lei mi piace molto, Mina. Ha avuto il suo piccolo ruolo, come per Red Riot, però non è all'altezza, secondo me, di Red Riot. Gli darei una B. Gli darei una B pure. Meno di B no, perché comunque la parte di Gigantomachia è stata carina. Quindi, secondo me ci sta. Una B per Mina è giusta. Mineta. Beh, Mineta. F. Mirio. Mirio, tanta roba. Il ritorno è stato bello. È durato poco. Quindi, mo, basiamoci pure su questa cosa qua. Non è che ha fatto molto, Mirio. Parliamoci chiaro. Quindi... è stato presente per tipo 3 episodi. Comunque ha avuto il suo perché. Secondo me una A. Secondo me una A. Alla fin fine se la può meritare. Anche perché se abbiamo messo Red Riot in A, Mirio si merita la A sicuramente. Eh beh, Mirko. Mirko. Non è durata molto. Mi spiace di questa cosa. Ha avuto il suo ruolo principale nella prima parte di stagione. Però, come dire, è stata decisamente fondamentale. Un personaggio, una waifu cardine di My Hero Academia. Quindi mi piace come personaggio, mi piace come waifu, non ha fatto troppo, anche se comunque, oh, cioè in realtà, fateci caso, nella prima parte è stata lei a interrompere il perfezionamento di Shigaraki. Cioè, praticamente ha fatto tutto da sola, è riuscita da sola a scongiurare una potenziale catastrofe o quel che è. Quindi S sicuramente, SS non me la sentirei, sinceramente, non me la sentirei SS. Quindi S va bene. S va sicuramente bene. La madre di Bakugo via. Porca puttana, Yayorozu pure, eh? Male male. Cioè, Yayorozu... oh, quanto se sarà vista? Poco. C. Cioè, veramente poco. Giusto, si è vista pure lei nella parte con Mina. Ci ha avuto per carità pure lei quel ruolo importante di... comunque gli aveva... Midnight gli aveva assegnato il controllo della classe e tutto quanto. Però, non lo so, secondo me c'è, non di più. E vabbè, lui via, e Mr. Compress zitto qualcosina ha fatto, zitto Mr. Compress una biglia la do, mi è garbato in questa stagione, anche se non penso che lo vedremo più perché ormai è stato catturato. Boh, poi abbiamo Mount Lady, il gigante gnocca, e... B, dai, B pure lei, alla fine ci sta. Cioè, ha fatto quello che doveva, ha preso il cazzo da Gigantomachia, e, però comunque è gnocca, quindi B ci sta. Via, lui si è visto, non mi è piaciuto, per niente, D. Non mi ha detto proprio niente, il ritorno di questo scappato di casa, quindi D, non no, zero. Lui via, A, beh, Lady Nagant. Lady Nagant, non male. Sinceramente qua, secondo me... sarebbe da paragonare a Mirko. Sarebbe da paragonare. Boh, non so se si meriterebbe una SS Lady Nagant. Si è vista per tipo 2 episodi alla fine, eh. Considerate sta cosa, 2 episodi. Per carità, personaggio interessante, bella waifu. Dovremmo capire più che altro se è meglio di... non lo so, di DSS pure. Sì, no, gli serve un po' più di development. Però S va bene, S va bene. Poi abbiamo lei, la maestra di All Might, gli si può dare B. Via. Beh, cioè, alla fine, da raga, queste cose sono tutte delle merde. Quindi, via. Neggire, qualcosina ha fatto. Gli si può dare tranquillamente una B pure a lei. Meglio Mirio, però pure lei B. Glielo mollo. Il ratto delle savane, una C. Via. Uraraka. Uraraka. Il suo l'ha fatto in sta stagione. Poteva fare pure lei, pure qua. Personaggio totalmente scomparso per la maggior parte degli episodi. Giusto nel finale si è tirato fuori qualcosina. Quindi una A. Per ora, raga, pure una A è onesta. Abbiamo quasi finito. Via. Cioè, alla fine, tanto queste qua sono tutti personaggi molto... proprio... secondari. Cioè, che cazzo so questi, dai. Cioè, non si sono praticamente visti. Redestro qua. Redestro non mi è mai piaciuto. Redestro C. Cioè, non mi piace Redestro. In realtà, nella quinta stagione, per carità, è stato caruccio. Però in questa sesta, zero proprio. Via.
merda. Vabbè, cioè, senza che li prendo, prendiamo solamente quelli che sono da prendere. Stain, niente di che, anche Stain gli si può dare B proprio perché, giusto perché ha dato una mano, però sì, dai, gli si dà B a Stain, però non è che ha fatto chissà che. E qui che cazzo ci sta? Skipter, non mi ricordo manco come si chiama lui. Qua l'abbiamo, ah, Todoroki. B? Non lo so. O forse A? Però è un altro di quei personaggi che si impegna, ma non vedo troppo i risultati di questo impegno. Cioè, ancora non ha avuto anche in questa stagione il suo time to shine, Todoroki. È stato un po' in disparte, sì. Per carità, la cosa della famiglia, la roba con Dabi. Però, poca roba. Gli si può dare una A, ma secondo me non è neanche così tanto meritata la... E... Tsuyu... Peggio di molti, peggio di tutti. Che cazzo ha fatto Tsuyu in sta stagione? Cioè, Tsuyu non ha fatto proprio niente. Ida ci ha avuto la sua parte caruccia con Midoriya nell'episodio, pochi episodi fa, però anche lui praticamente è scomparso per tutta la stagione, se non in questa parte finale. Diamogli pure sta B, però non lo so, sarebbe da C. Qua abbiamo altri possessori, cioè i possessori gli si dà tutti la C, e questo fa cacare, Tokoyami lo mettiamo insieme alla sua ombra, questo vabbè, Wash per favore vattene in E, e credo che abbiamo vabbè, F, e... Ah cazzo, Shigaraki, minchia, ci stavamo scordando Shigaraki, SS, dai. Shigaraki, direi SS senza ombra di dubbio. E io a sto punto concluderei con il nostro Twice in tripla S. Come dire, Twice, il sacri... Tanto lo sapevate che a me piaceva molto Twice. E è pure morto, quindi normalmente gli avrei dato una SS, però è morto, quindi gli si dà una tripla S e vaffanculo, per forza di cose. Giusto perché è morto e perché non lo vedremo mai più, si merita una tripla S. E quindi, boh... Credo che abbiamo finito, anche perché qua ci sta tutta merda. Quindi abbiamo finito. Questa, signore e signori, è la mia personale tier list di tutti i personaggi di questa sesta e anche in parte quinta stagione di My Hero Academia. I migliori sono Midoriya, Twice, Dabi, Ox e Shigaraki, la top 5 proprio. A seguire abbiamo All For One, Aizawa, Endeavor, Bakugo, Mirko e Lady Nagant. Per poi proseguire gli ultimi con All Might, Red Riot in realtà, sapete che Red Riot in realtà non mi convince così tanto, però vabbè, Gigantomachia, Mirio, Uraraka e Todoroki. Questa è la mia classifica dei personaggi di My Hero Academia. Tocca fare un'altra classifica di My Hero Academia, ovvero la classifica delle waifu. No, a parte tutto veramente la voglio fare la classifica delle waifu, quindi toccherà farla. Allora, vabbè, anche qua, raga, classifichiamole sempre nello stesso modo, quindi facciamo velocemente, non vi preoccupate, facciamo velocemente. Qua vorrei dare una tier list più carina, sinceramente, però mi sa che non è possibile. Vabbè, qua togliamo tutte queste cose qui, tanto di Late Row, facciamo che vanno minimo in C. Ok. Se vi piacerebbe dare dei... La prossima volta penserò a cosa dare come nomi, però per adesso rimaniamo con le lettere. Allora, waifu, e S. Qua vado veloce. Lei, caruccia ma non troppo, B. Gnocca suprema, S, triple S. Non ho proprio dubbi. Non so neanche come si chiama, ma non ho dubbi, triple S. Basta. Vabbè, questa non so chi sei. Non so, cioè, fai cagare. Cioè, non lo so, non mi piace molto questa. Allora, capiamo. Dove la si posiziona, Eri? Perché qui ci potrebbero essere dei problemi in base a determinate cose. Io la considero per, come dire, è caruccia. Cioè, nel senso, è must protect. È must protect. Cioè, si potrebbe... Tripla S? Famo così. Famo una cosa... Una cosa un po' più onesta. Famo una roba... FBI, così. Non ci preoccupiamo, anzi pure Loli. Dai, facciamo Loli e la mettiamo nelle Loli. Categoria Loli, la nostra Eri. Poi abbiamo lei... B, sì, B ci può stare. E
Poi. Toga Caruccia. Caruccia. Però non sapete, non è che mi faccia proprio così tanto impazzire, eh? A livello. Io, ovviamente, qua sto considerando sia a livello di carattere, sia a livello di quanto è gnocca, a livello di quanto è. Carattere, per carità. Boh, Yandere, un po' così. Alla fine di. Come dire, di fisico. Ci sta, però non è neanche chissà cosa. Non è neanche chissà cosa, secondo me, Toga. Cioè, qua andiamo tra una A e una S. Però forse sono più per la A. Sono più per la A. Ma Triple S è quella che c'ha 3 episodi e manco. E non è manco lei, tra l'altro. Lo so, ma infatti qua, raga, parliamo di waifu, parliamo. Quindi va bene così. Cioè, lei per forza Triple S. E vabbè, questa è una roba ignobile. Facciamo che non me la ricordo, che è meglio. E lei caruccia. Lei è abbastanza caruccia. Ah, senza problemi. Senza problemi, una A gliela do lei. E la tizia invisibile. Cioè, va bene considerarla in non me la ricordo, perché io letteralmente faccio fatica a ricordarmi la tizia invisibile. Quindi credo che per adesso la metteremo in non mi ricordo chi cazzo sia la tizia invisibile. Vabbè, la ragazzina va nella Loli. Triple S. No, non credo che possa. Lo so che in realtà sarebbe Triple S, però per adesso manco si è mai vista. Quindi purtroppo non possiamo considerarla. Non possiamo considerarla. Sta via. Poi qua chi abbiamo? Abbiamo la tizia fungo C. Questa C, non mi dice, forse B, dai, lei B. La madre, la madre di Deku, C, dai, cioè nel senso no, madre Deku no. Lei caruccia, lei mi piace, abbastanza, cioè sì, una A gliela do a lei, abbastanza caruccia. E giro pure una A, se la merita senza problemi. Carina, simpatica, fa il suo, è onesta. Quando era magra era da SS, ora è obesa. Lo so, che gli devi fare la madre di Midoriya? Va per tutti, purtroppo succede con tutti. Qua poi chi abbiamo? Abbiamo... Vabbè, questi se ne vanno, lei va nelle... In realtà non è una Loli, ma va nelle Loli. Midnight, beh, una S gliela do a Midnight. Non gli do la SS perché... No, non gliela voglio dare l'SS, perché dai, è morta, quindi magari gli si può dare quel punto in più per, come dire, punti necrofilia in più, però per adesso no, direi, per adesso no. E vabbè, questa è una Loli, e qua chi abbiamo? Lei mi pare sia caruccia, ma manco mi ricordo chi sia. Ha nel dubbio. Poi abbiamo lei pure caruccia, famo così allora, a questa e B a quest'altra, che manco so chi è. Questa non so manco se è una donna, mettiamo Don't Remember. E qui abbiamo... Lei era del film, B. Mina... Ma sapete, mi piace un botto a me Mina. Vi giuro, mi piacevo tanto. Allora, c'è questa cosa, per carità, occhi neri, colore rosa e tutto quanto. Però a me piace parecchio. Cioè, addirittura azzarderei una SS per Mina. Vi giuro, è tanta roba. Io per adesso gli do una SS. Mi piace tanto. Ma è un mostro. Non è vero. Non è vero che è un mostro. Non è vero, è normalissima. C'è solo qualche colore un po' diverso dal solito, ma è molto carina. E ripeto, tra SS ed S, io per adesso la metto in SS, non capite niente. Mineta è la nostra waifu suprema, no? Non è il momento di Mineta. Mirko... È Mirko SS. È Mirko pure... È Mirko sì. Mirko SS. Allora, non so, cioè, tripla S, Mirko... Secondo me è un po' più avanti, un po' troppo in là con l'età. Cioè, più di 30 anni. Fosse stata un po' più giovane, magari pure tripla S, però... Per me, per quanto mi riguarda, doppia S. Più in alto? No, dai, doppia S va bene per Mirko. Ti scopa lei. Hai capito? E questo è il problema. È un po' troppo muscolosa, un po' troppo dominatrice. Non mi piace. Per me doppia S, vabbè. La maestra di All Might... B? Dai, sì, non di più. Lady Nagant... Lady Nagant. E qui... E qui la situazione si complica. E qua che è? Tripla S? Fammi fare un rapido check. Un fat check. Sì. Direi che va bene così. Tripla S. Poi, vabbè, questa non è pervenuta. Questa, vabbè, non è pervenuta. Yayorozu, dov'è? Mount Lady, doppia S. Tanta roba, Mount Lady, mi piace abbastanza. E... Vabbè, la madre di Bakugo... Quest'altra... Questa mi piace un pochino mi piace A. E... questa... B... Chi cazzo manca qua in mezzo? Ah, Yayorozu, Triple S, vabbè.
Cioè, io non so, non c'è neanche bisogno, come dire, di discutere. Triple S senza alcun tipo di problema. E lei pure non è male. Lei non è male. A, senza problemi. Forse pure una S? Sì, forse pure una S, lei, sapete? Non lo so. Ho dei bei ricordi di questa tizia. Sì, gli do la S. Anche se praticamente non si vede, però, sti cazzi. Negire... Oh, cazzo. E qui è un'altra scelta ardua. Qui, regà, mi sa che vado con la triple S qua, perché... Come dire... Negire... Non è male. Non è male. Non è assolutamente male. Sì, sì, sì. Se lo merita. Assolutamente. Poi abbiamo... Recovery Girl. Vabbè, Recovery Girl... Non me la ricordo. Questa tizia pesce C. Chi altro ci sta? Uraraka S. Guardate che secondo me è molto sottovalutata Uraraka. Molto molto sottovalutata, non è affatto male. S senza problemi. E questa tizia è un po' inquietante, non mi piace molto. E credo che abbiamo finito. Cioè, per carità, ci stanno queste qua, che vabbè, niente di assurdo. Questa qua non è male, B. La madre di Todoroki la si mette insieme a tutte le altre madri. Credo che abbiamo finito. Non vedo niente. Vabbè, Wash, via. Non è Loli. Wash non è Loli, via. Sì, dai, abbiamo finito. Vabbè, ci sta questa tizia serpente un po' brutta. Non mi dice molto. B per l'incoraggiamento. E... Sì, basta, dai. Direi basta. Sto cercando qualcosa, ma... No, abbiamo finito. Numero 13? Dove, oh? No, ditemi voi se vedete qualcosa, io non vedo niente. Ah, il drago. C'è anche il drago. E il drago... Ah, così. L'aero drago ci sta. Ah, è vero, ci sta anche Tsuyu. Tsuyu fa parte di quella categoria... Non lo so, B. Tsuyu forse B. Non mi piace così tanto come design Tsuyu. Non sono amante delle rane. E basta, direi. Sì. Basta. Ah, questa che cazzo è? Un capo palestra? Boh, non so chi sia. Dai, abbiamo finito, basta. Comunque, questa è la classifica. Queste sono oggettivamente le migliori. Cioè, quelle che vanno dalla tripla S alla S sono oggettivamente proprio le migliori di tutto My Hero Academia. Ovvero, questa non so chi è, Lady Nagant, Yayorozu, Negire, Mina, Mirko, Lady Nagant, sì, Mount Lady, Babbo Liro, Midnight, questa non so chi sia, e Uraraka. Adesso abbiamo finito, questa tier list se ne riparlerà tra un anno e mezzo, se mai la faremo, e va bene così.